Mister Daidola, un pareggio a reti bianche con il Cuneo, come giudica la prestazione in particolare della sua squadra al di là del risultato? No, la prestazione è una prestazione assolutamente soddisfacente, tutto quello che abbiamo provato è stato messo in campo, la risposta dei ragazzi dopo una settimana difficile è stata perfetta, abbiamo veramente fatto una gara notevole sotto un punto di vista del temperamento, dell'organizzazione, dell'unità di intenti, ecco, questo mi preme. Poi diciamo, queste situazioni che lasciano un po' d'amaro in bocca, perché a parte la prima palla di Cappellino abbiamo creato tre palle gol nitide, pulite, di cui le ultime due direi clamorose. Dispiace, perché sicuramente è una partita che, per come si era messa la gara e per le occasioni che abbiamo avuto, avremmo meritato di vincere contro una squadra che sappiamo che tipo di ambizioni ha, però Bra oggi ha dimostrato che è andata al di là di delle difficoltà, ha onorato la maglia, per me questo è fondamentale e sono sicuro che faremo un girone di ritorno seguendo questo filone assolutamente soddisfacente per me, sicuramente faranno bene. Certo che le ultime due palle, quelle di Niang e quella di Barale, soprattutto quella di Atubo, situazione pesano. Pesano, perché al contrario saremmo qui a magari a commentare una sconfitta immeritata. Abbiamo avuto la palla di Cappellino al primo tempo, il tiro di Beltrame che l'ha presa piena su un'azione dove siamo stati bravi a sviluppare sulla destra, le due palle alla fine sono quattro palle di cui due clamorose, accettiamo il punto, però mi rimane un po' lì. Però, ragazzi, da questo punto di vista, quando sbagli dal punto di vista tecnico non c'è niente da dire, sarei stato molto più scontento se la squadra non avesse risposto ai miei input, se si fosse lasciata trascinare da determinate problematiche. Invece io ho visto veramente un gruppo unito, affiatato, che ha messo tutto quello che doveva mettere in campo e che l'ha giocata alla pari contro una squadra, ripeto, che ha ambizioni di vertice, secondo me facendo vedere qualcosa di più dal punto di vista delle occasioni. Secondo una partita dal punto di vista delle dinamiche della gara è equilibrata, però poi è ovvio che le azioni da gol le abbiamo fatte noi, loro ne hanno avuta una, noi ne abbiamo avute quattro, le ultime due sono due situazioni veramente semplici, però mi spiace, non siamo riusciti a concretizzare, calcio anche questo.